9 febbraio con un incontro straordinario con il procuratore Ingroia, ecco, è lo stimolo per poter capire di più di questa città, di questo territorio, da sempre o quasi sempre seduto, che fa finta di niente dal punto di vista politico, senza nessun tipo di cambiamento. Ecco, questo per esempio con la presenza di Ingroia dà la possibilità di aprire, come posso dire, uno studio per poter cambiare, naturalmente non subito, ma un poco alla volta. Siete curiosi e dovete informarvi, dovete parlare, è molto comodo. La nostra città sempre si è detto: ma sai che sei bravo, vai avanti tu, io poi ti seguo. No, ognuno, e soprattutto e mai come oggi, si ha bisogno di capire le note di qualcosa che da sempre è mancato, si fa finta di mancare. La legalità. Sono avvenute delle cose nel nostro territorio che mai prima erano avvenute, e quindi è avvenuto a Dio Pizzo l'antiracket, i giovani che si cominciano a movimentare, questo non era mai accaduto, Libera, Don Ciotti, il popolo Viola, ecco, andiamo a muovere. Io non posso esserci purtroppo perché sono in giro per motivi di lavoro, però tutto quello che è probabilità di discussione, di poter capire, di scambio soprattutto, senza nulla chiedere, insomma, si può cambiare.